candidato ad entrare dal primo minuto nel ruolo di regista, così è stato sicuramente un impatto positivo, soprattutto nel primo tempo, insomma, un Benevento che voleva vincerla questa partita. Sì, siamo venuti qua per cercare tre punti, per cercare di accorciare la classifica, davanti a una squadra fortissima, lo sapevamo, però credo che si è visto un bel Benevento, propositivo, sempre per cercare di andare a segnare, un bel segnale al campionato, un bel segnale a noi stessi e da qui ripartiamo. Nella ripresa forse qualche difficoltà in più che rende tutto sommato questo il risultato più giusto, sei d'accordo? Sì, forse il primo tempo più noi, il secondo più loro, però come ho già detto, venire via del mare e pensare di comandare 90 minuti penso sia difficile per tutti, quindi già il fatto che siamo venuti qua per cercare di vincere la partita e a tratti potevamo meritarlo è un bel segnale per noi. Studio. Benvenuto anche da studio. Dici bene, larghi tratti perché buonissimo l'avvio, le occasioni in transizione, ma anche nel finale, volendo, c'è stata la pressione del Benevento nella ricerca anche del nuovo vantaggio. Si riparte anche dagli ultimi minuti, non solo dal primo tempo. Sì, è stata una partita in cui abbiamo avuto molte occasioni in contropiede. Potevamo sfruttarle meglio, però alla fine sono usciti anche loro nel secondo tempo. È stata una partita equilibrata, bella, e contro una squadra forte, fra due squadre molto forti, e quindi ripeto, è importante, usciamo da questo campo con consapevolezza, pronti a fare questo trittico di partite importanti per noi che ci devono permettere di accorciare un po' la classifica. Billy Nuzzolillo. Ciao Jacopo, complimenti per la prestazione nel ruolo di regista oggi. Volevo chiederti, a un certo punto dopo la prima mezz'ora ovviamente è venuto fuori il Lecce, nel secondo tempo l'inizio della ripresa è stata tutta di marca Lecce, c'è stata anche una componente fisica, cioè non potevate reggere quei ritmi che avete avuto nei primi 30 minuti o dipende esclusivamente dal fatto che il Lecce ha preso in mano decisamente le redini del gioco, questo calo che si è registrato? Ma ripeto, venire a via del mare e pensare di comandare 90 minuti non è semplice, quindi sicuramente la prima mezz'ora li abbiamo sorpresi con il nostro atteggiamento, forse anche con quel modulo che ha preparato la partita, con cui abbiamo preparato la partita, e poi hanno magari preso un po' le misure anche su di noi, però credo che non meritavamo di certo la sconfitta e forse per lunghi tratti anche di vincerla, quindi ripeto, andiamo avanti, fra 3 giorni si rigioca un'altra partita, ancora più importante, e dobbiamo pensare a quella. Sonia. Sei uscito tra gli applausi dell'intero stadio, sicuramente una bella soddisfazione, l'avevi detto, Lecce nel cuore, un domani ti piacerebbe tornare a vivere qui, quindi sicuramente insomma quest'oggi i tifosi pugliesi ti hanno confermato grande calore. Sì, ripeto, quando giochi poi tante dinamiche si dimenticano durante la partita, però quando ho visto il mio numero per il cambio è stata un'emozione forte vedere il pubblico che mi ha applaudito, e io ho casa qua, il futuro sarà sicuramente qui a Lecce, quindi devo ringraziare tutti i leccesi perché qua mi hanno accolto sempre bene e la fanno ancora nonostante tutto, quindi davvero io posso solo che ringraziare. Sicuramente ha dimostrato che Caserta potrà contare anche su di te in quel ruolo che è impegnativo, no? Nel sistema di gioco, nella filosofia del tecnico, però insomma avevi già detto di avere queste qualità, di avere anche queste qualità, perché a quanto pare insomma sei un centrocampista duttile, però ora sicuramente ci sarà un'arma in più per Caserta anche visto l'infortunio di Viviani. Sì, sono venuto qua per dare una mano, mi sono messo subito a disposizione, cerco di dare il massimo, era 3 mesi penso che non giocavo una partita da titolare e non era facile, però ci ho messo tutto quello che avevo e sicuramente si è visto, un qualche errore sicuramente, però sempre al 100% come prometto di fare da qua fino alla fine.